Falsi diplomi per l'assunzione a scuola, 39 persone denunciate dalla Guardia di Finanza di Udine, contestato un danno erariale da 2 milioni di euro. Chiesa gremita nel pomeriggio per l'ultimo saluto a Giulia Di Tiglio, la giovane deceduta nell'incidente dell'Immacolata. Il Duomo di Portogruaro ha accolto il commosso saluto della città alla giovane. Coppia di Caorle lascia il Veneto e si trasferisce a Firenze per aprire un'osteria. È la storia di Pietro Benvenuti e Alica Antonioli, attivi nel capoluogo toscano con la passione della ristorazione. Serata di emozioni a Salgareda per la presenza di 3 cori con 100 voci gospel tutte insieme. L'obiettivo è stato quello della solidarietà con artisti da San Michele al Tagliamento, Casarsa della Delizia e Oderzo. L'informazione di Media 24, ben ritrovati. Quelli che avete sentito sono i titoli della nostra edizione odierna. Apriamo subito con un incidente sul lavoro accaduto a San Giorgio di Nogaro. Questa mattina un uomo è caduto da un'altezza di circa 10 metri riportando gravi ferite. Il fatto è accaduto negli spazi di un'attività produttiva di Porto Nogaro. Sul posto l'elisoccorso che ha provveduto a trasferire il ferito all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine, dove si trova in gravi condizioni. Falsi diplomi per l'assunzione a scuola, 39 persone denunciate dalla Guardia di Finanza di Udine. Il primo servizio, partiamo da qui. Attestavano diplomi falsi per ottenere l'assunzione in diverse scuole dell'Udinese, come addetti amministrativi, tecnici e personale ATA. È quanto hanno scoperto gli uomini della Guardia di Finanza di Udine, che hanno denunciato all'autorità giudiziaria 39 persone, segnalando alla Corte dei Conti un danno erariale di 2 milioni di euro. Il periodo delle indagini parte dal 2018 e arriva al 2022. A spingere gli investigatori ad approfondire le varie casistiche sono state alcune anomalie riscontrate dai finanzieri di Cividale del Friuli, una volta constatato che ai primi posti della graduatoria si posizionavano sempre candidati che attestavano di aver conseguito diplomi di qualifica professionale con votazione di 100 centesimi, oltre al possesso di esperienze lavorative, circostanza che aveva permesso loro di avanzare nella graduatoria generale ottenendo i relativi contratti di assunzione. Ma per alcuni di questi è emerso che il diploma era stato conseguito presso istituti fuori regione con il massimo dei voti, mentre i titoli di servizio erano stati maturati lavorando presso improbabili scuole paritarie. Per 15 delle persone assunte, i diplomi risultavano essere riconducibili a 4 istituti campani che, secondo le forze dell'ordine, rilasciavano all'occorrenza e richiesta pergamene o certificati di diplomi illegittimi o mai realmente conseguiti. 30 invece i dipendenti ATA che hanno dichiarato il possesso di titoli di servizio falsi, attestando di aver lavorato presso alcuni istituti paritari. Peccato che a loro carico le Fiamme Gialle hanno riscontrato l'assenza di stipendi e contributi. In alcuni casi gli istituti paritari avevano comunicato l'avvio del rapporto di lavoro ex post, a ridosso cioè del termine per presentare la domanda di inserimento nelle graduatorie. Per tutti i denunciati l'accusa è di falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale e dal privato in atto pubblico, con pene che prevedono la reclusione fino a 6 anni. Oggi è il funerale di Giulia Di Tiglio, la giovane di Portogruaro deceduta nella strage dell'Immacolata dell'8 di dicembre, assieme ad altri 2 ragazzi. La corona di fiori della città metropolitana di Venezia, i palloncini bianchi e poi le lacrime. E tra i ricordi e i sorrisi amari, ultimo addio appunto a Giulia dopo quelli di giovedì a Egli Geci, 20 anni di Portogruaro, e Alti Ngoti, 22 anni di Concordia, sepolto in Kosovo, che viaggiavano assieme alla giovane all'interno della BMW nera finita fuori strada lungo Viale Venezia a Portogruaro. Nel pomeriggio il Duomo di Sant'Andrea pieno, commozione palpabile, e Giulia collocata in una bara sovrastata dalle corone di fiori. Don Giuseppe Grillo ha presieduto la funzione religiosa di addio, ad ascoltarlo nelle prime file i familiari tutti e le massime cariche comunali, come il commissario straordinario del comune di Portogruaro, Iginio Lita, in piedi i compagni di classe di un tempo di Giulia e le sue allieve di ginnastica, tanti gli insegnanti, i colleghi della mamma e tanti anche i colleghi del padre, la comunità che si è stretta con un grande e simbolico abbraccio ai familiari della giovane.
Un uomo arrestato per furto ai danni di un esercizio commerciale a Sandona di Piave ad opera dei carabinieri intervenuti nel corso di un servizio di controllo del territorio finalizzato alla prevenzione dei reati, in particolar modo in un negozio di abbigliamento situato in via Calvecchia a seguito della segnalazione pervenuta al 112. Gli operatori sono riusciti a individuare e bloccare il presunto responsabile del reato che si era allontanato velocemente dal luogo a bordo di una bicicletta. È trovato con vestiti per 440 euro. A Trieste sono giorni di discussione sul fronte del bilancio. Le parole sono quelle dell'assessore regionale del Friuli Venezia Giulia Rosolen sui temi relativi a istruzione, welfare e sostegno alle fasce più deboli. Assessore Rosolen, le sue deleghe sono nevralgiche, in particolare nel contesto di questa stabilità. Sono fondi che rivendico aumentati rispetto alle annualità precedenti dedicati al sostegno al reddito, alla formazione, all'istruzione, all'università, dedicati in particolar modo a un sistema di famiglia e di welfare territoriale che in 5 anni abbiamo costruito e su cui stiamo puntando per dare risposte complessive alla società che abbiamo davanti, senza tralasciare l'attenzione particolare ai giovani e alle donne, soprattutto nel momento di ingresso all'interno del mondo del lavoro e di ricerca di autonomia nella vita, con le misure che il Presidente ha voluto inserire a bilancio e che caratterizzano questa finanziaria del 2024 come ulteriore tassello per davvero la costruzione di una legge che racconti l'attrattività del nostro territorio per nuovi lavoratori e nuovi cittadini. Nonostante la manovra di bilancio più ricca della storia, la Regione Federica e il governo Meloni lasciano soli migliaia di cittadini che non riusciranno a pagare mutui e affitti. A esprimere preoccupazioni è Rosaria Capozzi, consigliera regionale del Movimento 5 Stelle in sede di manovra di bilancio. Circa 12 milioni di euro, dice, non sono stati finanziati né dal governo né dalla Regione. Imbarazzante su questo tema il silenzio dell'assessore Amirante, che sostanzialmente dà seguito alle incomprensibili decisioni del governo Meloni di azzerare il fondo per il sostegno alle locazioni e quello per la morosità incolpevoli. Cittadini in difficoltà, dice l'esponente pentastellata, andranno ad aumentare le già drammatiche statistiche sugli sfratti della nostra regione, aumentati del 19% a fronte di un incremento del 9% nazionale nel corso del 2022. Tempo di bilanci anche per quanto riguarda la città metropolitana di Venezia. Questa mattina ultima seduta del Consiglio metropolitano nella sede di Palazzo Cacornere, che ha previsto anche la riunione della conferenza dei sindaci per il loro parere sul bilancio di previsione 2024. In apertura dei lavori, osservato un minuto di silenzio per le recenti tragedie che hanno colpito il territorio, in particolar modo il dramma dell'omicidio di Giulia Cecchettin, ma anche il dramma dell'Immacolata che ha riguardato Porto Gruaro. 4 i punti fondamentali che caratterizzano il documento economico finanziario. Il primo riguarda la conferma del contributo netto da versare alla finanza pubblica di ben 17 milioni di euro, ma anche il consolidamento degli investimenti grazie ai lavori previsti e il contenimento della spesa corrente con interventi importanti per 35 milioni di euro. Autonomia pronta alla discussione in aula, lo ha detto il presidente della Regione del Veneto Luca Zaia in quello che è uno dei temi più sentiti di questo 2023, ma lo sarà ovviamente anche in questo 2024 ormai alle porte. La prevista calendarizzazione dell'autonomia, ha detto Zaia nella discussione parlamentare di gennaio, conferma i passi in avanti che continuano, lo ha detto riferendosi alle parole del ministro Calderoli, ministro degli affari regionali e alle autonomie, che ha ipotizzato per l'8 di gennaio la data per portare in aula al Senato il dibattimento sulla legge di riforma proprio dell'autonomia che riguarda da vicino il Veneto. Pordenone per i 13 comuni che andranno alle urne, coltiviamo l'idea di puntare ad alleanze allargate, in particolare con il mondo civico. Le parole sono quelle di Fausto Tomasello, che è il segretario provinciale del PD nel Pordenonese, nella sua relazione all'assemblea del partito. La collaborazione con i civici, dice, può arricchire
la varietà di competenze e prospettive all'interno di una coalizione in cui si mantengono chiari ruoli e identità del PD. Stiamo lavorando per consolidare alleanze politiche e programmatiche, promuovere candidature qualificate e sviluppare una strategia per il miglior risultato. Questo è quello che accade nel Pordenonese sul fronte delle amministrative del 2024. In studio con noi c'è Fabiano Barbisan, consigliere regionale del Veneto, di ritorno chiaramente dalle fatiche relative al Consiglio regionale con una manovra di bilancio approvata, ne abbiamo discusso, ma a proposito di amministrative, Barbisan, ci giunge voce che insomma in vista di questo 2024 sarà lei un po' a coordinare il mandamento portogallese, territorio che andrà alle elezioni di diversi comuni per quanto riguarda il partito Lega, è così? Beh, sì, è vero, ho in mano una delega che mi dà, diciamo, la possibilità di essere, diciamo, il comprimario regista, diciamo, di queste trattative in Veneto orientale, dove ricordo ci sono 7 comuni che vanno al voto, quindi una attività importante, un'attività che in qualche modo da chi ha le radici in quest'area in qualche modo deve essere supportata. Ecco, vediamo di non farci male, soprattutto anche di portare degli amministratori che siano, diciamo, amministratori consapevoli per un'importanza di un'area di confine. Questo tutto qua. Certo. Dopodiché certo. La mia delega è, come dire, chiaramente, ma non può essere diversamente, anche perché in Lega chi ha ruoli amministrativi fa amministrazione, chi ha ruoli di rappresentanza politica fa la politica, quindi è legata, diciamo, al segretario provinciale Sergio Vallotto, che coadiuverà quello che andremo in qualche modo a pensare, a portare avanti, a decidere. Certo, poi eravamo rimasti insomma anche a un rapporto abbastanza teso tra lei e il partito, ma par di capire che al di là di quello che saranno poi i mesi futuri, vedremo se insomma la cosa rientrerà, ma si sta prendendo un'altra piega. Direttore, chi vivrà vedrà, certo. Come si dice, non facciamo i scongiuri, magari qualcuno si è accorto di aver agito un po' frettolosamente, anche perché di esempi nel frattempo, oso dire anche magari un po' più pesanti di quelli che ha fatto il sottoscritto, ce ne sono stati, e quindi qualcuno si è reso conto nella, appunto, scaletta di chi fa la politica per la Lega in Veneto. Certo. Barbisan, 30 secondi, 40 secondi, questo bilancio approvato dalla Regione questa settimana, quali sono le peculiarità? Intanto è stato confermato un'attività importante per la sanità, alla quale io ci tengo particolarmente, vista l'area, appunto, nella quale sono attivo, e quindi i risvolti si sono visti. Noi abbiamo adesso dei soldi pronti da spendere per la nostra ASL, circa un centinaio di milioni di euro, mai stati così tanti in questi anni, da spendere per migliorare l'attività, diciamo, le strutture dei nostri ospedali. Ecco. Porto Gruaro avrà, come dicevo magari nel passato, avrà la possibilità di ingrandirsi, di avere sui 100 milioni 50 vanno investiti su Porto Gruaro. Bene. Quindi a tutte le Cassandre che andavano a dire che l'ospedale andrà chiuso, che l'ospedale è in dismissione, che qua che là, questa è la risposta più bella, oltre a quello che è stato fatto in questi anni di miglioramento di macchinari, di reparti, di primari, di gente consapevole, appunto, nonostante il Covid, nonostante la crisi degli infermieri. E quindi io sono particolarmente soddisfatto, anche perché si va a concludere due mandati di legislatura per il sottoscritto, dove quelli che erano stati, diciamo, gli obiettivi, posso dire con orgoglio, sono stati raggiunti grazie anche a un ottimo rapporto col presidente Zaia, che mi ha in qualche modo accontentato, supportato. Poi abbiamo altre attività. Ci torneremo, magari avremo sì, sicuramente. Dico anche un'altra cosa, abbiamo in cantiere anche di fare la seconda entrata a Bibione, che non è una cosa da poco, chiaro. Perché tutti sanno che Bibione è una spiaggia importante, è una spiaggia che carica 6 milioni di turisti
e che ha delle attività importanti per tutto il territorio, sì, perché arrivano un indotto, diciamo, territoriale, quindi è importante che là ci sia la possibilità di un ulteriore sviluppo. Ma ci torneremo su questo chiaramente. Grazie per essere stato con noi, Fabiano Barbisano. Grazie. A proposito, citava poco fa il consigliere Barbisan la viabilità A28, la chiusura del tratto verso Sesto al Reghena. Sentiamo i particolari. Viene eseguito questa notte sull'autostrada A28 nel tratto Cimpello-Sesto al Reghena, la cui uscita è a Cinto Cao Maggiore, il cantiere per l'installazione di 3 portali segnaletici, sospeso 2 giorni fa per l'incidente grave di mercoledì in A4, costata la vita a una persona, la prima vittima del 2023 nel Veneto orientale, in questo tratto di autostrada. Il traffico verrà quindi deviato lungo il bypass A27 A28, accorgimento che consente di evitare ulteriori incolonnamenti provocati dall'incidente. Nel tratto di lavoro Cimpello-Sesto al Reghena, la chiusura è prevista alle 20 di oggi fino alle 6 di domani, 16 dicembre. Verranno chiusi gli svincoli di Azzano Decimo e Villotta. Il traffico proveniente da Conegliano e diretto verso Portogruaro deve uscire allo svincolo di Cimpello e rientrare allo svincolo di Sesto al Reghena. Chi proviene dalla viabilità ordinaria ed è diretto a Portogruaro potrà mettersi in A28 allo svincolo di Sesto al Reghena, in comune di Cinto. Nessun problema per chi percorre l'A28 da Portogruaro in direzione Conegliano. In studio con noi c'è anche Anita Fiorentino, che è coordinatrice del Movimento 5 Stelle a Portogruaro. Continuiamo a parlare di politica, ben trovata. Grazie a voi. Senta, cosa ne pensa di quello che abbiamo appena sentito? Abbiamo dato la notizia relativamente a questo incarico da parte della Lega a Fabiano Barbisan sulla gestione, insomma, delle alleanze e degli stessi comuni che in Veneto orientale andranno al voto nel 2024. Ma cosa vuole che ne pensi? Penso che hanno fatto tanto baccano per nulla. E qui si vede comunque la serietà di un partito. La Lega ha dimostrato di essere quella che è, ridando un incarico addirittura maggiore al consigliere Barbisan per la gestione delle elezioni in Veneto. Quindi voglio dire, insomma, cosa vuole che dica di più di quello che ho già detto? Loro hanno dimostrato che questa è la loro serietà. Senta, avete fatto insomma dei banchetti negli ultimi giorni, so, in centro a Portogruaro, che aria tira, cosa può dirci, la gente cosa vi chiede, insomma, il termometro della situazione. Dal suo punto di vista. Certo, certo. Allora, abbiamo fatto il banchetto sabato e domenica scorsa e replicheremo domani e anche domenica dalle 10 a mezzogiorno, solo al mattino. E le dirò, sinceramente non mi aspettavo quell'affluenza là. Ah. Chiaramente abbiamo fatto questo banchetto per la raccolta firme sul salario minimo, quindi per quella petizione molto importante per noi. Abbiamo visto come è andata a finire, ma saremo una spina nel fianco di questo governo. Noi continueremo a raccogliere firme e le dirò, è stato molto positivo stare in piazza, perché oltre tanta gente che è venuta a firmare e continuerà a venire a firmare, perché così mi hanno detto. È il ruolo anche della politica quello di stare, certo, in piazza. Certo, e diciamo, quello che mi ha fatto ancora più piacere è sapere che gente veniva e diceva finalmente è ritornato il Movimento 5 Stelle a Portogruaro, quindi questo è molto positivo. E quindi ho una buona speranza, insomma. Se da altro argomento, parlavamo poco fa della sanità, tra poco vedremo anche il servizio relativo all'inaugurazione della nuova TAC all'ospedale proprio di Portogruaro. C'è stato l'annuncio, insomma, di questi 100 milioni di investimento sul fronte del nosocomio. Come lo commenta? Ma io lo commento positivamente. Qualsiasi cosa buona venga fatta a livello di sanità, visto che a livello nazionale ci sono dei tagli pazzeschi, e anche, diciamo, l'andamento di voler smantellare la sanità pubblica, questa è sicuramente una notizia positiva. Poi staremo a vedere se ci saranno veramente questi 100 milioni, cosa sono? 100 milioni di euro. Quindi le parole sono parole, i fatti li staremo a vedere un po' più avanti. Insomma, se così sarà, sicuramente è una notizia positiva. Da qualsiasi parte venga, sia da destra che da sinistra, comunque la sanità è di tutti e spero che resti sanità pubblica. Anche perché il tema delle privatizzazioni continua. Ma diciamo che, penso di averlo detto precedentemente, sì, il Covid deve aver insegnato qualcosa.
Ricordiamo che il nostro presidente della regione voleva fare come ad esempio in Lombardia, che ormai è quasi tutto privatizzato. Il Covid ha insegnato, insomma, a tornare un attimino indietro, a non fare questo errore. Spero che questo, questa elargizione, insomma, di questa cifra possa servire veramente a incrementare sicuramente la sanità pubblica. Grazie Anita Fiorentino. Grazie a voi, buonasera. Continuiamo dunque, come promesso, a parlare di sanità. Andiamo all'ospedale di Porto Gruaro con l'inaugurazione della nuova TAC. Siamo con l'assessore alla sanità e ai servizi sociali, Manuela Lanzarini, assessore regionale del Veneto. Si inaugura la nuova TAC a Porto Gruaro, ci sono dei progetti importanti, ci sono tanti investimenti della regione del Veneto. Come si è arrivati a finanziare tutte queste opere, dalla riorganizzazione del blocco parto alla procreazione medicalmente assistita al rinnovamento del presidio ospedaliero, i cui lavori inizieranno nel 2024? Io credo che questa sia la testimonianza di una sanità che continua a investire e crescere in Veneto, non solo negli ospedali hub, ma anche negli ospedali spoke, negli ospedali di rete. Noi un continuo lavoro di investimento rispetto alle nuove attrezzature, ogni anno noi dedichiamo 70 milioni per nuove attrezzature, nuove tecnologie, abbiamo aggiunto i fondi PNR, come in questo caso siamo riusciti, io credo una delle prime regioni, a cogliere, a mettere a terra subito i fondi PNR per quanto riguarda la tecnologia. Per quanto riguarda l'ospedale di Porto Gruaro abbiamo già dedicato quasi 50 milioni proprio per il rimodernamento, l'efficientamento energetico, il discorso antisismico, le nuove aree di degenza, la piastra chirurgica, ma anche per alcuni settori. Questo da qui ai prossimi 5 anni? Esattamente, da qui ai prossimi 5 anni le progettazioni sono in itinere, ma anche con un occhio di riguardo rispetto ad alcuni settori, quello del punto nascite, sappiamo quanto importante e strategico sia in un territorio di confine come questo, quello della PMA, la procreazione medicalmente assistita, ossia tutto quello che ruota attorno alla donna e a quella che è appunto il discorso della gravidanza, della fertilità e di tutto quello che c'è. A Porto Gruaro, secondo incontro, liceo 25 aprile, per quanto riguarda il gruppo dell'Eco Comitato. Si parla di ambiente, si parla anche di giovani generazioni, come ci racconta l'intervista curata da Maurizio Conti. Con Daniele Dazzan, dirigente scolastico del liceo 25 aprile, per sottolineare come la COP28 sia stata un fallimento piccolo, grande, totale, mentre il liceo 25 aprile è sempre in prima linea sui problemi ambientali, sul sensibilizzare gli studenti sui problemi dell'ecologia. Sì, noi abbiamo costituito un ecocomitato, l'ecocomitato, facciamo parte di tutta una serie di scuole che hanno accettato di far parte di questo comitato scolastico, nel nostro caso, proprio perché c'è una particolare sensibilità degli allievi e anche dei docenti che promuovono e accompagnano queste necessità attuali di farsi carico, insomma, delle problematiche dell'ambiente, che sappiamo non essere per nulla marginali rispetto al nostro futuro. Da quest'anno la nostra scuola fa parte del programma internazionale Eco Schools, sempre all'interno del progetto Erasmus. In questo programma ha come obiettivo quello di coinvolgere direttamente gli studenti nella salvaguardia dell'ambiente, a partire dall'ambiente che frequentano maggiormente, ovvero la scuola. Il nostro Eco Comitato ha una serie di incarichi molto pratici, quindi abbiamo fino ad oggi condotto un'indagine ambientale per vedere quali sono i temi più sensibili all'interno dell'istituto, e questi temi sono stati rilevati soprattutto relativamente ai consumi energetici e alla gestione dei rifiuti. E poi ci sono le belle storie, come quella di due giovani di Caorle che lasciano la località veneziana e aprono a Firenze un'osteria, chiaramente con le migliori prelibatezze dell'Alto Adriatico. Li ha intervistati nel capoluogo toscano Rosario Padovano. Siamo con Annika e Pietro, siamo all'osteria Calmota qui a Firenze per Media 24. Ma come vi è venuto in mente, ragazzi di Caorle, aprire qui a Firenze l'osteria Caorlotto? Ci è venuto in mente da un mio trascorso che ho abitato qua a Firenze per un breve o lungo periodo, e abbiamo detto: come non si può portare un po' di tradizione nostrana in un paese che non ce l'ha? E quindi da là siamo partiti verso Firenze. È un format che funziona
molto bene, perché facciamo una cucina tipica nostrana, quindi dal brodetto di seppie, al baccalà in umido, alle sarde in saora, tutte queste cosettine qua che a Firenze mancavano. Nel menù tra l'altro ci sono il Santuario Madonna dell'Angelo e il famoso campanile di Caorle, quindi certo, voi fate anche pubblicità a Caorle stessa. Beh, cioè un investimento mancano sull'immagine di Caorle il vostro. È casa nostra. Esatto, casa nostra, siamo nati vicino al campanile e quindi come non si può fare un po' di pubblicità volenterosa a Caorle, che è una bellissima cittadina e un bellissimo borgo di mare. I fiorentini apprezzano la cucina di Caorle? Molto. Molto la cosa va per la maggiore, sentiamo Saur, che va proprio va alla grandissima. Saur, broetto, tutti i nostri, sì, tutti i nostri poi spaghetti con le canocce, con i bigoni in salsa e tutte le varie cosine, pescato, il pescato, tutto quanto è pescato nostro. Pescato che è di Caorle, tra l'altro. Esatto, soprattutto solo pescato di Caorle e zone limitrofe della nostra laguna. Quindi si può andare dal risotto di Go, come le schie fritte, tutte cosette del nostro... Sfiziosissime. Cioè, molto sfiziose. Concerto di Capodanno con l'Orchestra di Fiati della Fondazione Musicale Santa Cecilia di Porto Gruaro. Lunedì 1 gennaio alle 17 sarà il Teatro Comunale Russolo della città a ospitare il tradizionale e atteso concerto di inizio anno che vede protagonista l'Orchestra di Fiati della Fondazione Musicale Santa Cecilia, diretta per la prima volta dal maestro Roberto Rossetti. Dopo oltre 18 anni di direzione dell'orchestra, infatti, il maestro Mauro Valente ha passato la bacchetta al maestro Rossetti, già primo clarinetto della stessa compagine portogruarese. Per la prima volta invece oltre 100 voci gospel insieme, la prima volta assoluta nel Triveneto, il tutto per un progetto di solidarietà che mette insieme San Michele al Tagliamento ma anche Oderzo e Casarsa della Delizia in un concerto ospitato a Sagareda. The Colors of Gospel da San Michele al Tagliamento. Seven Note Gospel Lab di Oderzo. E Revelation Gospel Project da Casarsa della Delizia. E insieme siamo United Gospel Choir. Siamo qui questa sera per un motivo benefico, siamo qui per supportare Around Us Onlus, che si occupa appunto di solidarietà e di aiuti concreti per l'Africa, in particolare questa sera per il progetto contro la malnutrizione in Africa, in Sierra Leone in particolare. Noi, come formazione corale, questo è il 15° anno che collaboriamo e quest'anno ho deciso di coinvolgere in questa iniziativa anche le mie colleghe di musica, che anche loro vogliono condividere questo progetto insieme a noi. Quindi abbiamo voluto creare una serata all'insegna del gospel, della condivisione e proprio dell'unione in nome della musica. E direi che è andata alla grande, visto il grande pubblico. Sì, esatto, il grande pubblico numerosissimo e insomma il grande calore che ci è arrivato di ritorno da loro, quindi veramente una grande serata e soprattutto per un grande motivo, la solidarietà. Quindi viva la musica, ma soprattutto viva la musica gospel! Serata di altissimo livello artistico che è stata voluta, organizzata e realizzata da Manuel per raccogliere fondi a favore della Sierra Leone. Noi che siamo i rappresentanti della Onlus Around Us, che opera proprio in Sierra Leone, abbiamo il compito, il piacere di avere partecipato alla serata e il compito di portare il ricavato totalmente in Sierra Leone in una delle nostre prossime missioni che verrà a gennaio. Sport, nuovo allenatore per la Pallavolo Motta. Svolta improvvisa nella serata di ieri per la Pallavolo Motta Serie A3 maschile. Trovato il nuovo allenatore, Marco Marzola, dunque è stato scelto al posto di Milo Zanardo, che assieme a Malia Ilaria Donati ha scelto di non proseguire dopo la disfatta di Cagliari, ma questi due tecnici hanno già trovato una casa nuova a Chioggia in Serie B1 femminile. Questa sera la presentazione di Marco Marzola ai tifosi in centro a Motta di Livenza. Ferrarese nato a Cesena, Marzola ha 38 anni, ha iniziato a volley a Porto Maggiore, poi con Selice,
Ha giocato anche in Serie 1 a Loreto e ancora Sora nel Lazio in Serie 2 e Porto Maggiore. Poi la carriera di allenatore: l'anno scorso sulla panchina del Bologna eliminò clamorosamente il Belluno, sulla carta squadra più attrezzata. Bologna quest'anno è partita male e il 22 novembre è stato esonerato. Si è svincolato ieri. Marco Marzola è il nuovo allenatore. Grazie per averci seguito, con questo è davvero tutto. Vi lascio come sempre le nostre previsioni del tempo e poi la programmazione ricca, come sempre, che prosegue. Arrivederci.